Benvenuti a questa nuova puntata La Privacy Secondo Te, il video format di Italian Tech con cose da garante, qualche minuto nel quale invertiamo ciò che accade di solito, si chiede al garante cosa pensa della privacy, cos'è la privacy, questa volta viceversa, siamo noi a chiederlo a persone diverse, personaggi diversi del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo, dello sport, anche a gente comune, a ragazzini, per capire cosa percepiscono della privacy, cos'è la privacy per l'appunto secondo loro. Oggi lo facciamo e gliene sono grato con padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, teologo, accademico, esperto di comunicazione, in particolare di comunicazione online. Quindi grazie intanto di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. La prima domanda è, come dire, apparentemente semplice, in realtà forse la più complicata di tutte, è quella che sta un po' nel titolo di questo format. Cos'è la privacy secondo lei? Come la percepisce per quello che sa tanto o per quello che ha sentito dire? Ma molto semplicemente, per me privacy, dovessi fare una sintesi estrema, direi una forma di rispetto sia per me stesso, per la mia vita personale, sia rispetto per le persone con le quali sono in contatto. Sento la privacy come un diritto di riservatezza che mi permette di essere me stesso, diciamo, liberamente, in modo autentico. Mi piacerebbe dire che la privacy mi garantisce di essere sovrano, ecco, su me stesso, quindi un diritto e una forma di rispetto. La privacy come una forma di rispetto, credo che sia proprio un tweet, senza nessuna sorpresa naturalmente, arriva da lei, da rivenderci in fretta. Seconda domanda, Gabriel García Márquez, scrittore, diceva: ciascuno di noi ha tre dimensioni della propria vita, una vita pubblica, una vita privata, una vita segreta. Lo diceva certamente in un'epoca storica diversa da quella che stiamo vivendo, e questo, come dire, è probabilmente un fattore non indifferente, ma comunque lo ha scritto. Per lei, nel suo quotidiano, cosa è pubblico, cosa è privato e cosa è segreto? Ma io ho sempre questa immagine: quando al mattino noi ci alziamo e usciamo dalla nostra casa o dalla camera, diciamo dal luogo della nostra intimità, noi ci pubblichiamo. E lo facciamo anche vestendoci, per esempio, no? È un modo in cui noi pubblichiamo noi stessi. E pubblica buona parte, visto che la domanda è personale, buona parte della mia vita quotidiana, no? Nelle relazioni esterne, quindi nell'incontro della vita fisica, ma anche nella vita digitale, tutta la comunicazione che faccio e decido di fare, specialmente sui social, già da molto tempo ormai. Ma questo mi ha permesso di capire col tempo che devo decidere che cosa pubblicare, cioè non può essere, non posso lasciare al caso, no? Nel momento in cui mi pongo all'esterno, devo in qualche modo accettare e volere decidere, e questo è molto importante. Quindi è privata a questo punto la sfera delle mie relazioni e delle mie azioni, lì dove si gioca una parte più profonda, diciamo, più riservata di me. Quindi non tutto quello che io dico, penso e faccio deve essere pubblico, avere una risonanza pubblica, assolutamente, perché sennò sarei condizionato nelle cose che faccio. Quindi decido che cosa pubblicare di me, tra virgolette, e nello stesso tempo ritengo sia importante e sano avere una sfera privata di relazioni, azioni, dove io mi gioco. Sono segreti, è bella questa domanda, è difficile anche da rispondere, ma forse potrei dire che sono segrete le mie reazioni personali all'esperienza, come i sentimenti del vissuto, no? Anche per rispetto degli altri è bene non esprimere tutto, no? E quindi le reazioni personali che ho a volte sono segrete, ma molto importante ovviamente per la mia vita personale, per quello che faccio, per il mio ruolo, anche le confidenze personali, cioè se qualcuno mi dice qualcosa, questo rimane
assolutamente segreto, in modo particolare per quello che riguarda la confessione, evidentemente. Fino a quando avremo la privacy mentale, insomma, il segreto è ciò che resta nella nostra testa e nella nostra anima, o ovunque siano conservate le nostre emozioni e i nostri sentimenti. Speriamo a lungo, ma insomma, comunque anche quella è uno scenario che si sta rivedendo. Una parola, mi verrebbe un verbo che mi verrebbe da usare a questo punto, è custodire, cioè non è tenere segreto. Il segreto sembra oggi ha un ruolo doppio, diciamo, ha un significato doppio, positivo o negativo. Mentre direi custodia ha un significato bello, custodire le cose significa valorizzarle, significa tenerle nel luogo giusto dove devono essere riposte per dare loro importanza. Ecco. Bellissimo. Un aspetto della privacy che le pare particolarmente significativo, particolarmente importante? Ma mi sembra molto importante il fatto che si ribadisca che chi lede il diritto della persona alla privacy offende la persona nella sua integrità. Questo mi sembra importante. Le regole della privacy proteggono la persona e così, come dicevo prima, le permettono uno sviluppo pieno in ogni aspetto. Quindi mi piace che la privacy sia il diritto a poter esprimere ogni propria potenzialità senza interferenze esterne. E invece domanda più difficile perché è uguale ma contraria, cosa della privacy le sembra tutto sommato rinunciabile, meno importante, talvolta persino fastidioso? Non saprei, diciamo è difficile, una domanda difficile questa. L'ho anticipato. Diciamo che mi rendo conto che sta cambiando il valore della riservatezza in un tempo in cui le nostre vite sono pubblicate, no? Non solo nella vita fisica, ma anche in rete. Quindi bisogna fare i conti con questa facilità di pubblicazione. Allora, alcune cose devono perdere di rilevanza, specialmente del nostro passato pubblicato in rete. Quindi le regole a volte sembrano un po' obsolete, cioè sembrano rispondere a criteri, a tempi in cui la privacy era naturalmente più osservata. Sì, direi questo. Sta cambiando il valore della riservatezza e dobbiamo in qualche modo fare i conti con un contesto completamente diverso. Le regole sono indubbiamente lente rispetto all'innovazione e al progresso, esatto, tecnologico. Proprio questo è il punto, sì. Un momento della sua vita in cui magari proprio da giornalista, da comunicatore, in cui ha detto vorrei dire, vorrei scrivere, vorrei fare questa cosa, ma non posso perché purtroppo c'è la privacy. Non l'ho mai pensato, almeno per quanto riguarda le cose degli altri. Cioè sì, mi sono frenato varie volte ovviamente. Per la privacy. Avevo dei contenuti, no, da poter condividere anche per sostenere delle mie idee, così. Ma no, mi sono frenato e l'ho fatto molto volentieri, quindi mai avuto dei problemi seri a questo livello. Per chi fa il mio lavoro, risposta più bella naturalmente non c'è, quindi grazie due volte. E al contrario, viceversa, una occasione nella quale ha detto per fortuna c'è la privacy. Ah sì, questo mi è capitato a riguardo di me stesso, quindi a mio beneficio, cioè mi sono sentito tutelato dalle regole della privacy, ecco, varie volte. Ma lo dicevo prima, per me la riservatezza e la custodia sono valori fondamentali, riguardano gli altri, riguardano me stesso, quindi sì, mi è capitato riguardo di me stesso. Un soggetto pubblico o privato? Siamo alla domanda numero 7, quindi insomma diciamo la sufficienza è conquistata con la 6, da qui in avanti l'esame non può che produrre un risultato verso l'ottimo. Un soggetto pubblico o privato che secondo lei potrebbe fare di più per la privacy dei cittadini, degli utenti, dei consumatori, delle persone in generale? Ma io credo che per esempio tutte le... i social per esempio dovrebbero farlo, cioè dico bisogna evitare di finire tutti schedati con la profilatura in funzione commerciale. Allora dobbiamo evitare di essere trasformati in oggetti da acquistare, le nostre vite, le nostre idee, i nostri pensieri, cioè che le nostre vite si trasformino in merce. Questo in rete è facilissimo, quindi vorrei qualcosa di più
da tutti coloro che si impegnano nella comunicazione social, perché ci sia maggiore trasparenza e ci sia maggiore attenzione nella tutela della riservatezza della privacy. Quindi che i fornitori di servizi, in particolare di social network, scongiurino per quanto possibile il rischio della mercificazione della persona in una stagione in cui è la regola. Ma questo è uno, per me il grande problema è questo, anche perché poi ha un impatto diretto sul modo in cui si elaborano i nostri pensieri. Cioè nel momento in cui, per fare un esempio banale, un social network mi restituisce gli aggiornamenti, gli updates di persone che sono come me, che la pensano come me, quindi filtrano per catturare la mia attenzione i contenuti, alla fine mi chiudono dentro una bolla filtrata di contenuti per cui non mi confronto più con l'altro, quindi perdo l'alterità, la diversità, è tremendo. La domanda per me più difficile, a questo punto si ribalta nei ruoli e sotto esame ci finisco io, sono meno di un quarto del collegio del garante, meno di un quarto perché il voto del presidente se finisce 2-2 vale doppio, facciamo finta che per 24 ore lei fosse non un quarto del garante ma i 4/4 del garante, il collegio del garante per la privacy, la prima cosa che farebbe? Insisterei sull'educazione in tutti i modi possibili, perché è l'unico terreno di lavoro. Possiamo mettere tutte le regole che vogliamo, ma se le persone non sono abituate a tutelare e custodire la privacy, queste regole non serviranno a nulla, o quasi. Si è talmente presi a volte dalla voglia di comunicare, di avere successo, di avere, come dire, di avere riconoscimento, che non facciamo caso alle conseguenze e ai rischi. Quindi ci vuole educazione, ci vuole assolutamente educazione per imparare a custodire la privacy propria e degli altri. Educazione, quindi, educazione. Grazie, è difficile non essere d'accordo. Siamo alla domanda numero 9, quella tagliata su misura per lei. L'atmosfera giocosa delle ultime 8 la lasciamo per un attimo da parte. La domanda è più seria, grande momento non breve di discussione, tra l'altro sugli abusi in danno dei minori anche nell'universo della Chiesa tutta. Spesso si dice non si può dire troppo perché c'è la privacy, quindi è una specie di antagonismo o un paventato antagonismo tra privacy e verità. Lei come la vede? Ma direi che questo antagonismo non c'è se la privacy è ben intesa. Cioè, se confondiamo privacy e omertà, allora sì. Però evidentemente la privacy non può essere ridotta all'omertà o alla copertura, allora in questo caso sarebbe chiaramente un ostacolo. Ma io ritengo che sia bene che ci sia un ambito, in modo particolare quello della confessione, no? Che se riconosciuto e tutelato può permettere proprio agli abusi di venire alla luce in modo che si avvii in un processo di cambiamento. L'assoluta segretezza del confessionale, per esempio, garantisce che le persone si sentano libere di dire cose che altrimenti non direbbero in alcun luogo, perché si sentono protette appunto dalla riservatezza assoluta, dalla privacy assoluta. E quindi per questo ricorrono alla confessione per dire di sé. Vi sono anche vittime di abusi sessuali che trovano estremamente difficile parlare per la prima volta degli abusi subiti e quindi lo fanno in confessione. E se vi fosse un obbligo di denuncia per il confessore è molto probabile che non avverrebbe nulla, no? E si perderebbe uno dei luoghi possibili dove si può cominciare a parlare rompendo un muro pesantissimo di silenzio. E così vale anche per la persona che le ha commesse, che potrebbe appunto trovare nella confessione il primo aggancio, se appunto aiutato, stimolato a emergere, a venire fuori, a convertirsi, a cambiare atteggiamento. Insomma, io la vedo così, cioè c'è un ambito di privacy assoluta, che è quella della confessione, che può essere un luogo, uno strumento importante per la lotta agli abusi. Guai se non lo fosse, travolgeremmo quella dimensione segreta dalla quale è partita questa chiacchierata, pubblica, privata e segreta. Quella è sicuramente una delle dimensioni segrete della vita. L'ultima domanda è quella che devo farle per forza nel mio ruolo, e cioè presta il consenso che noi si possa condividere questa nostra chiacchierata per educare o provarci alla privacy, sapendo che se non lo presta naturalmente buttiamo via tutto. È stato comunque un piacere fare questa chiacchierata. Assolutamente sì, spero che possa essere utile a qualcuno. Ho semplicemente condiviso la mia esperienza e qualche pensiero
frutto dell'esperienza diretta. Io ne sono convinto e la ringrazio ancora per il suo tempo e per le sue parole.